nata a Camerino, ho vissuto a Camerino, mi sono laureata in geologia e poi però ho deciso di cambiare, diciamo, strada e intraprendere la vita contadina e fare l'imprenditore agricolo. Sto tra la natura, tra gli animali e è la cosa, diciamo, che desideravo e che mi piace fare. I miei genitori lavoravano, ci lasciavano coi nonni e venivamo qua, quindi è stata una passione che mi è nata da piccola e poi è cresciuta strada facendo. Dico sempre, il contadino non è una figura sola, dici, oh, zappa la terra e basta. Ti trovi a portare i trattori, quindi magari ti si rompe un attrezzo, devi fare il meccanico, poi l'attimo dopo magari ti partorisce un animale, devi fare il veterinario. Implica sacrificio, ma alla fine il sacrificio viene sempre riparato perché dà grandi soddisfazioni. Il 90% credo siano uomini che portano avanti aziende agricole. Adesso comunque c'è un incremento di donne che fanno attività agricola, quindi questa è una cosa positiva. Abbiamo un allevamento composto da bovini, ovini e suini, cioè abbiamo anche dei cinghiali, comunque avevamo investito su, prima del terremoto, un laboratorio di vendita al produttore e al consumatore di carni. Il terremoto in pratica ha danneggiato l'80% dei fabbricati che ci abbiamo, quindi le mucche stanno dentro alle strutture provvisorie e adesso siamo in attesa della delocalizzazione del laboratorio. Però comunque sono passati più di 2 anni, quindi le cose, voglio dire, si sono mosse ma piano. Durante proprio il periodo delle scosse che c'erano, la comunità si era sgretolata, eravamo rimasti in pochi sul territorio. Adesso il centro storico è in zona rossa e la parte, anche i paesini più piccoli in parte sono stati danneggiati. E la ricostruzione, che non c'è ancora, non è iniziata, ovviamente c'è la burocrazia che rallenta moltissimo del tutto, però io spero che qualcosa si muova, nel senso, anche per dare speranza a noi giovani che siamo rimasti, perché se viene il terremoto andiamo via tutti, facciamo morire paesini piccoli come, per dire, Visso, Castel Sant'Angelo, e facciamo morire anche paesi più grandi come Camerino.